presentare il prossimo ospite, volevo ricordare a tutti, anche a chi ci sta seguendo da casa, che se vi va di dare una mano, magari raccontandoci una vostra idea o magari sostenendoci anche con una piccola donazione, lo potete fare dal nostro sito. E nel frattempo diamo il benvenuto a Andrea Bernardi, lui vive a Oxford dove insegna relazioni industriali e organizzazione, è un ricercatore e si occupa da tempo di impresa e cooperativa. Facciamogli un applauso. I populisti ci raccontano dell'Unione Europea come un sistema di vincoli e di burocrazia, se non addirittura un nemico dell'Italia. Io oggi vi vorrei raccontare invece di come l'Unione sia stata presente nel concreto della mia vita e non solo come valore astratto o come lontana istituzione formale. Ad esempio, nel 1994 trovai un lavoretto estivo in Inghilterra grazie a un servizio della Commissione che si chiama EURES. Quel servizio esiste ancora. Ai miei tempi però internet non c'era e per cercare le offerte di lavoro era disponibile un tabulato cartaceo e poi le domande e le risposte si inviavano per posta. A 18 anni ho fatto il mio primo Interrail e partimmo senza passaporto, teoricamente anche senza carta d'identità, perché nel marzo di quell'anno era entrata in vigore la Convenzione di Schengen. Le barriere doganali, i confini erano ancora molto visibili nel nostro immaginario. La guerra d'altronde non era soltanto nei ricordi dei miei nonni, ma era ancora la realtà delle repubbliche ex jugoslave. Nel 1999 invece con il mio amico Luciano Nobi siamo partiti per la Danimarca, per Copenaghen. Avevo vinto una borsa di studio Erasmus, ero contento come se mi avessero dato un premio Nobel, mi rendevo conto che si trattava di qualcosa ben più importante di un modesto contributo economico. E in quell'anno ho anche dovuto frequentare un ospedale in Danimarca e questo ovviamente fu concesso questo servizio gratuitamente in quanto cittadino europeo, semplicemente presentando il celebre certificato E101. Poi arrivò il 2001 e il Capodanno del 2001, nel quale celebrammo contemporaneamente l'arrivo in circolazione della moneta unica. E io festeggiai in Spagna, a casa dei miei compagni di Erasmus, amiche che ancora oggi sono le mie migliori amiche, tanto europeiste quanto me, però oggi purtroppo un po' deluse per il silenzio di Bruxelles nei confronti della dura repressione di Madrid contro l'indipendentismo catalano. A 25 anni... invece, non più studente ma ricercatore, ottenni due finanziamenti della Commissione europea. Si trattava del programma Alfa, che ancora esiste, che aiuta le università europee a interagire e a collaborare con quelle latinoamericane. Nel 2009 invece partii per la Cina, andai a vivere in Cina e insegnare per l'Università di Nottingham, nel loro campus cinese. Sembra strano, ma fu in Cina che capii la natura dell'identità europea. Fu lì che capii che quello che mi mancava dell'Italia, in realtà, era presente ovunque in Europa. Non mi mancava solo la cultura europea, ma mi mancava quell'avanzatissimo sistema di regolazione dei mercati e di collaborazione tra istituzioni nazionali che ha trasformato il nostro continente nel più progredito in ogni materia, nella tutela dei lavoratori, della privacy, dei consumatori, degli animali, negli standard industriali, nella tutela dell'ambiente. Fu così che dopo 3 anni bellissimi a Shanghai si trattò di tornare a casa, ma casa allora per me volle dire tornare in Europa e nella fattispecie tornare a Manchester e poi a Oxford dove vivo ancora. E nel 2012 diventai responsabile Erasmus della mia università e quella fu un'occasione bellissima per inviare il più alto numero possibile di studenti all'estero, soprattutto quelli di famiglie meno privilegiate ed erano soprattutto loro che tornavano indietro più forti, più brillanti e più sicuri di loro. A 36 anni conobbi mia moglie, inglese, però insegnante di letteratura francese, e lei era stata Erasmus a Lione. Rowan è una studiosa del Rinascimento europeo. Sì, da lei ho imparato che non c'è solo il Rinascimento fiorentino italiano, perché la vostra rivoluzione culturale da Firenze si propagò per tutta l'Europa. E quindi gli studiosi in realtà si occupano di Rinascimento portoghese, francese, inglese e persino germanico. Con lei nel 2016 in lacrime accogliemmo i risultati del referendum di Brexit del 2016. Il giorno dopo però ci siamo fatti forza, abbiamo piazzato una bandiera europea in giardino davanti casa. 3 anni dopo quella bandiera è ancora lì e stranamente i vicini, i passanti passano e donano un sorriso alla bandiera e magari si fermano per ringraziarci. L'anno scorso ho ottenuto la cittadinanza britannica.
una scelta ormai obbligata, non più opzionale, obbligata per me e per i 3 milioni di residenti in Gran Bretagna ai quali i diritti non vengono più riconosciuti in quanto cittadini europei. Ma parlo di diritti fondamentali come l'assistenza sanitaria o persino il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero a vivere con i nostri cari in Gran Bretagna. 2 mesi fa è nata mia figlia. Si chiama Isotta, ma avrebbe dovuto chiamarsi Europa. Mia moglie mi ha convinto che non è il caso di chiamarla così. Questo è il suo passaporto, un passaporto britannico nel quale qualcuno ha già rimosso, prima ancora che Brexit si sia compiuta pienamente, la dicitura Unione Europea. Ovvero Brexit, pochi giorni prima di compiersi, ha già sottratto la cittadinanza europea a mia figlia. Ha sottratto a mia figlia diritti e opportunità dei quali io ho potuto beneficiare. Gli impedirà di sentirsi cittadina europea, ovvero parte di quella cultura fondata su quella cooperazione tra istituzioni, ma anche su quel rinascimento europeo e sulla cultura della pace e della mobilità. Io vi saluto con una richiesta. Io spero che l'Italia viva sia nel Parlamento italiano la forza più europeista e nel Parlamento europeo possa contribuire a vivacizzare i gruppi del Parlamento di Bruxelles che sono forse inefficaci in questo momento. Ma soprattutto vi chiedo di continuare a lottare insieme per la più straordinaria istituzione politica della storia dell'umanità. L'Unione Europea.